ogni epoca ha le sue caratteristiche e i suoi santi. Non è mai esistito un tempo in cui la Chiesa non ha avuto grandi santi, dall'inizio fino al giorno d'oggi. E oggi, che sembra un tempo sterile, un tempo di scarsa cristianità, di santi ce ne sono più che non in altre epoche. Il santo di oggi è Sant'Antonio Abate. Alcuni lo chiamano Sant'Antonio il Grande. Perché? Perché non è che fu il primo a cominciare il tipo di vita di eremita che visse per tanti anni il nostro Sant'Antonio. Tant'è vero che lui, mentre già era nella sua grotta a vivere di stenti e di quello che, diciamo, la natura nel deserto con qualche palma e qualche pianta rara gli offriva, e c'era già qualcuno che lo aveva preceduto, tant'è che seppe che nel deserto, a pochi chilometri di distanza da lui, c'era un certo Paolo, l'eremita, che era più anziano di lui e sentì il bisogno di andarlo a trovare per imparare da lui il metodo della preghiera, la santità della vita, il distacco completo rispetto alle cose del mondo. Sant'Antonio Abate è famoso per i motivi della sua conversione. Difatti, una mattina, passando vicino a una chiesa, sentì la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato ora, precisa. Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che hai, dalla ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Detto fatto, senza perdere tempo, Antonio andò a collocare la sorella in un monastero di monache e lui vendette tutto e si diede a una vita di preghiera e di penitenza nel deserto. Ora dovete sapere che fino verso l'anno 305 d.C. il valore grandioso della vita cristiana era il martirio, che c'erano, stiamo studiando queste cose nella teologia del lunedì, c'erano degli imperatori che proibivano ai cristiani di esercitare la loro religione e nel caso in cui si rifiutavano li facevano morire spesso con aspri tormenti. Ma già al tempo di Sant'Antonio Abate, che siamo già verso la metà del 300, le persecuzioni erano terminate. Sarebbero sorte in seguito al suo tipo di persecuzioni, ma diverse da quelle che avevano preceduto la vita di Sant'Antonio. Però i cristiani che volevano meglio seguire Gesù, perché la vita di Biagio Conte è stata inventata da lui, anzi, i cristiani che volevano vivere in maniera perfetta la vita del Vangelo si ritiravano nel deserto e facevano i monaci. Sant'Antonio fu uno di questi, fra i primi. Però siccome altro tipo di monaci, tipo il Paolo eremita che noi abbiamo mentovato poc'anzi, non ebbero un influsso grande come quello di Sant'Antonio Abate. Diciamo che furono dei casi a sé.
Sant'Antonio Abate invece ebbe molti discepoli, il suo spirito di monaco si diffuse, si può dire, in tutto il mondo. Non so se voi siete stati a Tagliavia. A Tagliavia ci sono alcune tele, alcuni dipinti importanti. Uno di questi dipinti mostra Antonio Abate che va a trovare Paolo l'eremita, il quale è in atteggiamento di insegnargli qualche cosa di bello e di grande. Poco fa la prima lettura ci diceva che la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro gli spiriti che lottano contro di noi e tentano di farci cadere nel peccato. Perché è stata scelta questa lettura? Perché Sant'Antonio Abate non è che andò nel deserto, fece penitenze nel cibo e nelle bevande e tutto finì lì. È rimasta famosa invece la lotta che Sant'Antonio fece nei confronti di animali, a volte feroci, a volte invece lascivi. Spesso gli apparivano dei leoni, dei lupi che tentavano di divorarlo, ma lui si metteva calmo, invocava il nome del Signore e le visioni scomparivano. Altre volte invece gli apparivano dei maiali, che sono il simbolo dell'impurità, e anche in questo caso Sant'Antonio invocava il Signore e scompariva. Ma alcune volte però gli comparivano visioni di donne nude, di donne seducenti, e il discorso poi diventava ancora più pericoloso. Ma Antonio pregava, e quindi Antonio è maestro di coloro che, avendo delle tentazioni, si chiedono sempre cosa fare e come fare per potersi vincere. Contro questo tipo di tentazione ci sono due rimedi: la preghiera e la penitenza. La preghiera certamente ed è la prima cosa, ma la preghiera senza la penitenza non è sufficiente. La persona deve sapere, diciamo, creare dei modi di sofferenza volontaria attraverso la quale si rafforza lo spirito e il corpo e si rimane liberi da qualsiasi tipo di tentazione. Uno dei modi per fare fuggire le tentazioni è il segno della croce, per esempio. Io suggerisco sempre la recita di tre Ave Marie. A volte mi si dice: ho delle tentazioni, che faccio? Recita tre Ave Marie e un Gloria al Padre. E se la tentazione continua? Se la tentazione continua, recita altre tre Ave Marie e un Gloria al Padre. E se continua ancora, altre tre Ave Marie e un Gloria al Padre. Prima o poi la tentazione se ne va. È necessario che noi siamo fervorosamente legati a queste pratiche di tipo ascetico che servono per salire verso la meta che il Signore ci assegna e per essere capaci di vincere le tentazioni. Ma Sant'Antonio Abate è anche importante perché di lui scrisse La Vita, che io ho letto e che, diciamo, è una realtà meravigliosa. Si legge come un romanzo, anche perché Sant'Atanasio, che fu quasi contemporaneo di lui, poco dopo, diciamo sempre in Egitto, seppe descrivere le sue opere, il distacco dei beni terreni, la tentazione, le preghiere, i colloqui con Paolo l'eremita, i suoi interventi nella città. Perché quando c'era pericolo di eresie o di ribellioni, lui appariva in città, calmava gli animi, dava le sue raccomandazioni, esortava per le vie del bene. Ed ecco allora che è importante che noi
legati alle vite dei santi, tentiamo con tutte le nostre forze di imitarne le virtù e di realizzare il Vangelo come esse ci hanno insegnato. Ecco, per oggi ci fermiamo qua.